Benvenuti e bentornati, eccoci qua con un nuovo titolino. Quest'oggi ragazzi è uscito Tower of Bagasha, Agasba, ok, scusate, richiama vagamente il nome, comunque mi piace anche di più, a dire il vero. Questo nuovo titolino in uscita quest'oggi, io sto cercando di registrarlo e di portarlo il prima possibile, abbiate pazienza, ma il tempo è quello che è. Fatto sta che parliamo di un giochino che si ispira agli ultimi capitoli di Zelda e Animal Crossing, non so per quale motivo, comunque survivor, open world, esplorativo a bestia, anche perché ci sarà da vedere dei paesaggi mozzafiato con delle bestiole molto particolari, e dovrebbe essersi anche ispirato a qualcosa riguardante lo studio Ghibli per cose molto particolari, quindi potremmo godere di ciò. Fatto sta che dovremo andare a riconquistare l'isola di Agasba, se non sbaglio, e creare dei biomi. Sì, avete sentito bene, avremo questi semi da piantare che creeranno a loro volta dei biomi dove noi potremo andare a ricavare risorse per investirle nel nostro villaggio, perché dovremo creare anche un villaggio. Potremo farlo anche in compagnia, quindi non solamente giocatore singolo. E niente, vediamo che avventure ci regala, perché questo qua, questo titolino ragazzi, ho già guardicchiato la roadmap del team di sviluppo e nel 2025 dovrebbero aggiungere veramente tante cose su cose, quindi se ci sarà e c'è quello che hanno promesso, questo titolino secondo me se la gioca molto con Enshrouded, anche forse potrebbe anche superarlo, però lasciamo il forse. Quindi buttiamoci in una nuova avventura. Slot 1, vai. Già mi piace come è fatto. Sei attualmente disconnesso, se desideri giocare in multiplayer torna al menu principale e accedi. Come faccio ad accedere? Vediamo un attimo come posso accedere. F. Lo sapevi? Perché devo abilitare? Non voglio accedere. Sono acceso? Sono accesso? Poiché non hai effettuato ancora l'accesso. A cosa l'accesso? A cosa? Se non me lo dici, io come faccio a fare l'accesso? Va bene, iniziamo bene ragazzi, va bene. Sì. Lo facciamo in single player per il momento, poi al massimo vedrò io come poter risolvere questo problema, cotale problema. Dai che non vedo l'ora. Allora, devo capire se il mio computer regge, perché qui stiamo giocando completamente a epico. Me l'ha impostato lui in automatico, quindi deduco che possa essere supportato, anche se all'inizio non sembrerebbe. Ma guardiamo, dovrebbe essere tradotto in italiano, almeno dal menu si è notato questa cosa, però dovrebbe esserci una storia con dei personaggi, degli NPC, eccetera, eccetera. Noi siamo questo qua. Fatto presto, il volto non gliel'hanno neanche fatto, gli ha messo una maschera in faccia. Buonanotte. Quanti occhi abbiamo? Quanti buchi per respirare abbiamo? Una cassa che si muove. Ecco, forse qualche piccolo glitch, rallentamento eccetera, sì, c'è, perché non per me ci dovrebbe essere un qualcuno, almeno che non sia... Ah, ok, a posto, iniziamo bene ragazzi, vediamo di calare leggermente la grafica, voilà, che se questo è il risultato. Forse non è questa l'accoglienza che ci aspettavamo, ma ringraziamo gli spiriti di essere comunque arrivati. Ok, quindi sono scappati dagli avvizziti e questo è il risultato. 56 infernali notti in mare e finalmente siamo qui, l'isola dei nostri avi, Agasba, la terra natia del popolo Shimu. Agasba, è una liberazione essere usciti da quella nave marcia, non trovi? Sì, grazie agli spiriti non era così male, dai, come faccio così? Shock. Un po' di sano umorismo, ottimo, usalo per sollevare il morale degli altri Shimu. Bene. Prima di partire alla ricerca della vecchia capitale, Midhaven,
Dobbiamo fare a mente locale e recuperare quanto possibile da ciò che resta della nave. Koru, l'anziano del villaggio, mi ha detto che il cristallo dell'armonia della nostra tribù è rimasto nel relitto. E vaffanculo. Non ha una grande utilità pratica, ma preserverà l'eredità della nostra tribù. È fondamentale. Ho bisogno che nuoti fino al relitto e riporti il cristallo dell'armonia a Koru, ragazza. Credo di riuscire a scorgere il luccichio adesso. È appeso all'albero spezzato della nave. È una lampadina, non è un medaglione. Se ti servono altre informazioni, rivolgiti a Koru, è l'uomo più anziano sulla spiaggia. Ora va, ragazza, ho fiducia in te. Ok. Tutto ad un tratto si è tramutato in Oceania. Noi siamo Vania. Allora, graficamente è particolare. C'è questa nebbiolina, probabilmente cambierà, però... Allora, non sembra essere male, magari doveva solo caricare il mondo all'inizio. Quindi io per il momento me lo tengo così, tutto epico, vediamo di godere di ciò. Yuk, questo deve essere l'anziano, si vede. Però li porta bene, a parte la cataratta, e va bene. Faremo la parte di una bambina alquanto allegra. Shimu. Ok, penso che Shimu sia... Ok, il nome in generale che danno. Olson. Disperato. Oh, no, è disperata. Ok, è un'anziana signora. Che cazzo è sta roba? Questa sarebbe un'armatura? Ragazzi miei, fate qualcosa perché sennò vi estinguete presto. Comunque, questo chi è? Pavel? Sono esausto, amica. Neanche emozionato. Ma anche emozionato. Una nuova vegetazione scopriremo qui. Quali nuovi fiori? Alberi e frutti. Appena avrò la forza di rimettermi in piedi, sarò il momento più incredibile della mia vita. Mi fa piacere, mi fa piacere. Vediamo lui cosa ci dice. Oh, ciao, è un peccato che la nave sia affondata, Non era male. Stai bene? Quindi è questa Gasba. Stai bene? Sì, sto bene. Ero preoccupato per Koru, dato che l'anziano... che è anziano e quindi ho fatto quel piccolo rifugio per lui. Che carino, che educato. Non è molto buono, ma è meglio che potessi fare con quello che avevo. Mi serve solo un secondo per riposare, poi nuoterò e recupererò ciò che posso dalla nave. Va bene? No. Parliamo con il capo. Mazza e cataratta, ragazzi. Ah, youngest. Great that you are... Perché qui non è in italiano? Consonant after ship's terrible capside. Ok, vabbè, siamo coscienti dopo lo schianto. Sei rimasta priva di sensi per un bel po'. Ok. Che cazzo ridi? Alcuni uccelli ti stavano beccando. Ah, ecco perché rideva. Riderei anch'io, ragazzi. Li ho scacciati lanciando dei sassi. Ah, no. Io riderei perché era svenuta e la stavano beccando in testa degli uccelli. Se ci pensate... È abbastanza divertente come scena. Che immensa fortuna essere di nuovo ad Agasba, la nostra terra natia. Anche se non riesco a credere di aver perso di vista il cristallo dell'armonia della tribù in tutto quel trambusto. Che aspetto ha? Dove si trova? Di che si tratta esattamente? Vediamo di che si tratta. Dov'è? L'abbiamo già visto. Un oggetto di grande importanza storica per la tribù degli Shimu. E per me ha un significato immenso. Ma adesso non è il momento di... annoiarti con una lezione di storia. Sbrighiamoci a trovare quell'oggetto prima che la marea se lo riporti via, piccolina. Va bene. Andiamo a riprendere il sassolino verde di Vania, il cuore del mare. Maschera della curiosità. Maschera della curiosità più una novità comune. Ok, immergiamoci. Ok, anche lei soffre la temperatura bassa dell'acqua, quindi cerca di entrare con una certa lentezza. Salta verso una superficie per iniziare a arrampicarti. Ok. Usa, vabbè, grazie al cazzo. Diciamo che ci sono arrivato anch'io. Ok. Ecco, diciamo già l'arrampicata riprende da Zelda, perché dovrebbe essere l'arrampicata classica di Zelda. Quindi... Mannaggia la miseria, mannaggia. Ok. Vi è qualche creatura particolare? No, non sembrerebbe. Ok, ecco sì. Quando ci arrampichiamo ovviamente consumiamo stamina, quindi
O c'ho alle altezze. Ok, no, no, mi devi... arrampicati, Christian. La chiameremo così. Ok. Usaci per accovacciarti e camminare lentamente in modo da non cadere dalle sporgenze. Ok, ma lo devo tenere premuto, sì. Porca miseriaccia schifosa. Tutto per una collana di merda, va bene. Ah, queste tradizioni ci faranno uccidere. Ci faranno estinguere più che altro. Ma la maschera è cambiata, la nostra maschera. Cosa vuol dire? Una collana con il buco e per l'anziano aveva un grande valore, un immenso valore. Perché? Quel buco serviva a qualche divertimento in privato? Restituisci il cristallo dell'armonia. Ah, ecco perché si chiama cristallo dell'armonia. Posso planare, posso gettarmi, non credo. Però posso tuffarmi. Ci siamo fatti male? Non penso, va bene. Vai. Nuota. La stamina. Ok, anche quando nuotiamo dobbiamo stare attenti. È cambiata. Che bellina. Mi piace, mi piace. Sembra qui quelle maschere africane bellissime. Dov'è il tizio? Anziano. Ehi ragazza, sei tornata con il cristallo dell'armonia. Te ne sono immensamente grato. Si è illuminato. Il cristallo ha brillato? Forse è stato il riflesso di un raggio di sole. No, ha brillato, fidati. Si è illuminato davvero. Per i Jubanga in volo. Il nostro cristallo dell'armonia mostra segni di vita dopo tutto questo tempo? È da tempi di Jua che non nasce uno scimo in grado di brandire il potere dell'armonia. La grande forza vitale che scorre in tutti gli esseri viventi. Vorrei che lo tenessi per ora, giovincella. Avvisami subito se brilla ancora o se accade altri fenomeni simili. Ma ora dobbiamo andare a occuparci di altro. La nostra priorità è trovare la leggendaria capitale di Shimo, Midhaven, e iniziare a ricostruire la nostra civiltà su questa terra. Parla con Hiruna ora per capire come poter aiutare al meglio gli Shimo e ristabilirsi ad Agasba. E tieni d'occhio quel cristallo dell'armonia. E se mai dovesse brillare ancora, giovincella, fammi sapere subito. Va bene. Torna da Hiruna. Hiruna? Hiruna! Oh, su via! Che sta a fa? Sta a contare le cose, le conchiglie. Ciulucca. Hai riportato il cristallo dell'armonia, Koru, vero? Sì, si è illuminato. Ah, il sole l'ha colpito da un'angolazione interessante, eh? Certo, ottimo, ragazza. Perché nessuno ci prende con serietà? È importante saper apprezzare le piccole meraviglie della vita. Ma ora concentriamoci su ciò che è fondamentale, la sopravvivenza della nostra tribù. Il nostro capo architetto Ajit ha bisogno di un apprendista. Assegno a te questa posizione. Ah, ok, quindi diventiamo apprendisti architetti perché ci devono schiavizzare per la ricostruzione della città, del villaggio. Mi sembra giusto. Sì, per sopravvivere dobbiamo iniziare a costruire delle strutture. Capanne, fattorie, villaggi, affinché gli Shimo non si limitino a tirare avanti, ma prosperino. Hai altre domande? Ajit, vediamo cosa ci dice. Hai battuto la testa nel naufragio, ragazza. Conosci Ajit, ovviamente. Il nostro capo architetto è un po' rumoroso, però ha delle buone intenzioni. Dov'è essere la sua ombra? Fa ciò che ti chiede e impara da lui. Hai altre domande? No, va bene, basta, perché qui se fai domande vieni guardato male. Ajit è andato avanti per trovare un'area dove stabilire il nostro primo villaggio agricolo. Segnerò la sua posizione sulla mappa. Grazie, cara. Ah, isola di Ama... Ma fammi vedere, fammi esplorare, cosa ho visto così? Vai avanti, trovalo e fai quello che ti chiede, ragazza. Agli ordini, capo. Premi tab e vai alla scheda della mappa per visualizzare la mappa, giustamente. Interessante. Allora, andiamo a vedere subito. Questo è l'inventario, Cosa ci dà questo? Indossala per perturare le antiche tradizioni dei curiosi. E se non la volessi indossare? L'ho disindossata così, cosa ho fatto? Si è dato uno schiaffo sulla chiappa, va bene. Mappa.
Ok, quindi una mappa abbastanza generica di ciò che ci circonda. La miseria. Là là. Quindi, questa è tutta la mappa esplorabile per il momento. Già nel 2025, se non sbaglio, sul terzo quadrimestre dovrebbero aggiungere altre zone della mappa con altri biomi. Addirittura dovremmo averne adesso al lancio solamente 5, solamente. Sono già abbastanza comunque. E quindi vediamo di iniziare a esplorare quest'isola. Quindi, come primo acchito, come primo tutorial, ci faremo quest'isola qua, che non è male. Shimudex, a posto. Allora, mi piace il fattore dell'elenco delle bestie, perché io una cosa che mi piace molto nei videogiochi, soprattutto questi molto fantasiosi, è conoscere le varie specie e guardarle e capirle e affrontarle in caso. Comunque, diridiamoci verso l'architetto prima che la nonna ci prenda schiaffi, per favore. E scala, per favore. Mi scali, ecco, la roccia, la nuda roccia. Allora, devo dire che di primo impatto non mi dispiace, eh? Non mi dispiace. Vediamo un pochino anche se ci sarà delle abilità per quanto riguarda il personaggio della pietra. Beh, direi di prenderla la pietra. Pietra comune, perfetto. Posso picchiare con la pietra? Posso tirare la pietra? Ok. Ci sta, ci sta. Se ci danno fastidio e ci bullizzano, gli lanciamo le pietre. Piccone di pietra, ok. Ma i legni, gli arbusti, non li posso cogliere? Questo cosa sarebbe? Della roccia appuntita. Cos'è? Cos'è? Ragazzi, guardatelo! Che meraviglia, la nostra prima creatura! Ma è bellissimo, ma cos'è? Ma è un arbusto con le gambe! Ma che cazzo è sta roba? Ma è un germoglio vivente! Ma che meraviglia! Ma è un animale fantastico! Allora, dove cazzo sto andando? Aspetta. Allora, scusate, eh. Non posso metterlo come tappa? No. Magari. Oddio. Che succede? Ehi tu, laggiù! Non vediamo bene, abbiamo dei buchi di culo al posto dei fori per gli occhi. Bello, c'è anche la loro lingua. Salgo su, inizio a tirarti le pietre, altro che se non smettete di romperci il cazzo, siamo appena naufragati. Che cazzo è tutta sta schiavitù? Oh. Non so se abbiamo un peso da stare dietro o meno. Inventario. Perché non me le fa vedere le pietruzze? Le mettiamo qua. Pietra. Scrap. Scarti, lascia, collega, ordina. Collega? Cosa vuol dire? Pietra comune. Per il momento la legna non ce la fa toccare, quindi va bene. Procedo. Sennò quello lì inizia a rompere il cazzo e non vogliamo prenderlo a pietrate, eh. È stato salvato dal mare, cerchiamo di mantenerlo vivo, dai. Potrebbe esserci utile alla fin fine il capo architetto, dai. Quando poi impareremo le costruzioni, poi potremmo fare di lui ciò che vogliamo. Scala, inizia a scalare. Certo che anche te dove cazzo dovevi arrivare, pure tu. Mi dica, capo. Pa? Sì, noi. Impa hu la Cazzo di giù e sciala decapitatore poi hai? luna giala l'urstu? Puck, e cock giù. Ma perché? Giù Ma cocco e sciala poverina! pu? Astu catau e la pu. Gul giallo. Buttalo giù, per favore, dagli una spinta. Ammira! No cork. Ma come ripunta? Ah, sì, Jehu effettivamente Roshan. sì. Luca Colonel Lock and Joel, Colorjack, Shinolu?
L'ho capito, però andiamo avanti. Non c'è bisogno di lamentarsi. Sì, 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 su questo sì. Tronchetto? Perfetto. Ci hanno appena chiamato Tronchetto. Tieni, piccolo apprendista, prendi questo indicatore del villaggio agricolo. Indicatore? Cosa vuol dire? Grazie, comunque. Ho bisogno che tu vada laggiù e trovi un posto dove stabilire il nostro primo villaggio agricolo. Un'area pianeggiante, con molto spazio di cui potersi espandere. Adesso parte a fare il rituale prima del decollo. Kulkin, il costruttore, ti raggiungerà dopo che avrai scelto un posto. Ora fila via e cerca di non spezzarti in due mentre cerchi di scendere da qui. Ora che ci penso, prendi anche questo. È il mio paracadute di scorta. Iluna si arrabbierebbe con me se finissi per romperti il tuo piccolo collo, perciò usa questo per scendere. Come mi infurierò io se non trovi un luogo ideale per il nostro villaggio agricolo? State calmi, state... tranquilli. Parlano tra i cieli di Agasba con il tuo paracadute. Va bene. Va bene. Planerò. Premi mentre sei in aria per usare il paracadute e planare lentamente. Mazza paracadute. Di fortuna proprio. Quello. Cos'è? Il cuore della giungla. Che meraviglia. Ah, ok, devo cliccare. Ma devo andare qua oppure... Oh, apri l'inventario e posiziona il villaggio agricolo. Sembra un buco di culo. Posso infilarci il braccio in questo pertugio? Nucleo del nido. Tieni premuto. Fa un rumore strano e non mi ispira molto, vi dico la verità. Cos'è sta roba? Un bastone, finalmente ho trovato un bastone. Posso creare finalmente quello che ho sempre desiderato. Un'ascia. Infiliamo le mani in questo nucleo del nido. Vediamo un po' cosa succede. Sto RGB qui che esce dalle nostre mani. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo epurato il male? Cosa sono queste cose? Abbiamo preso dei strani semini e in alto a destra è spuntato un'iconcina con più 30. Saranno dei punti? Non lo so. Quindi dobbiamo trovare un posto per mettere il nostro villaggio. Vediamo un pochino. Io lo farei non da questa parte, ma più verso nord, più verso il paese che poi dopo dovremo andare a esplorare sicuramente. Quindi io lo farei tipo laggiù, perché potrebbe diventare qualcosa di interessante, anche se secondo me questo è, diciamo, solo la parte del tutorial e quindi possiamo andare anche abbastanza veloce. Però qua è comunque è un'area pianeggiante. Ovviamente se verremo attaccati saremo in posizione di svantaggio, perché siamo in una conca di merda. Però va bene, dai. Noi cercheremo di sopravvivere. Fammi vedere il piccolo villaggio qui. Indicatore del villaggio agricolo. Ma se io lo metto qua non posso. Collega, cosa devo fare col collega? Come faccio a... Ah, è già pronto il villaggio. Bene. Da quanto mi piacerebbe portarmi a casa anche a me nell'inventario quando esco di... possiamo anche alzarlo, ma che figata. Lo voglio alto, lo voglio altissimo, voglio una torre. Qui non lo possiamo mettere. A sto punto ho già capito dove deve andare a parare il gioco. Lo vuole sicuramente dove dice lui, quindi facciamo come dice il gioco. Dopo, quando potremo essere liberi di decidere il nostro destino, lo faremo dove vorremo noi. Il titolo, per informazione, dovrebbe esserci anche per PS5, non dovrebbe, cioè anche per PS5, perché alla fine è stato annunciato allo State of Play, quindi sicuramente lì c'è. Qua c'è una scala, o vi era una scala. What the fuck?
Capsula di impollinazione, usa. Seme. Ingredienti richiesti. Cosa vuol dire? Non lo so. Non lo so. Mi salga, per favore. Teatro di Aman. Vabbè, quello lì. Figata. Là c'è un altro bagaglio brutto e cattivo. Allora, signori, ho già capito. Dai, lo facciamo qui, così almeno sono contenti tutti quanti. E siamo a posto. Voglio cercare di andare più avanti possibile, perché non vedo l'ora di andare avanti, di impratichirmi, di diventare di più. Alimentazione inadeguata. Ma come? Ok, no, no. Si può mettere più... Ruotare come si ruota? Con la E. E lo creiamo, vediamo un po'. Minchia. E fu così che dalla terra si creò... Gualampandao! Gualampandao! Gualampandao tutti quanti, dai! Gaudampa! Stalgio che... Poche al sembra coreano. Lampalalik. Lampalalik. Lampalalik è il martello. Mi piace. Mi piace. Perché vedo i suoi occhi attraverso il fumo? La polvere. Ostkelkin. Ostkelkin. Mi piace lui. Mi piace. Lui mi sta simpatico. Ah, grandi saluti. È bello essere di nuovo sulla terraferma, vero? Sì, sì. È vero. Anche se la terra non è rigogliosa come speravo, come speravamo. È come se tua madre ti avesse promesso il banchetto più sontuoso del mondo per il tuo compleanno, per poi darti invece l'acido d'uva più moscio che si potesse trovare. Mi piace. Quindi sei la nuova costruttrice, eccellente. Il villaggio agricolo che andremo a costruire rappresenta un grande passo avanti per la nostra gente. Il primo tassello della nostra nuova civiltà, una nuova speranza per non soccombere. Ci servono legna, paglia e resina per avviare la costruzione. Potresti raccoglierne un po'? Ti serve sicuramente una cetta per raccogliere il legno e la resina. Alcune ricette utili per la creazione di strumenti in modo che tu possa costruire una cetta e qualsiasi altra cosa ti possa servire. Ah, e un'ultima cosa, quest'isola è completamente spoglia. Dov'è finita tutta la vegetazione? Giovane costruttrice, si sta nascondendo da noi? Per esempio, non vedo alberi che producono resina, di cui abbiamo sicuramente bisogno. Conosci Pavel, giusto? Quel buffo ragazzino che parla sempre di piante. Iluna l'ha mandato a est per cercare di avviare la ricrescita dell'ecosistema. Dovresti andare a vedere come procedono le cose. In bocca al lupo, giovane costruttrice. Combina più oggetti per creare un nuovo oggetto nel menu costruzione. Perfetto. Mi piace, mi piace. Madonna mia, ragazzi, alzate un polverone pure voi. Fammi uscire da sto villaggio, va. Mazza, oh. Basta. Allora, raccogli i materiali per l'accetta. Quindi due bastoni, due di pietra e tre fibre vegetali. Dove devo andare io, ragazzi? Perché non lo so mica. Ok. Fondare il nostro primo villaggio. Come trovo l'erba, ragazzi? Come trovo la fibra? E anche la legna, perché qua la legna è scarsina, eh. Ah no, qua. Arrivo. Eccomi. Mi dia. Ecco la fibra, guarda. Pala di pietra. Mi raccogli la radice, per favore? Pala di pietra, pala di pietra. Strumento necessario, vaffanculo, anch'io, se non leggo, Christian. Allora, vediamo di craftare qualcosina, va là. Allora, la pala di pietra. E non ho la fibra, come faccio? Mi serve la fibra, o su via. Dov'è la fibra? Dov'è il ragazzino? Perché tutti si arrampicano? Raccolgo un'altra pietra. Non si ha mai voglia abusare di noi, ragazzino, gliela tiriamo in testa la pietra. La difesa prima di tutto, ragazzi. Non abbiamo lo spray al peperoncino. La pietra sarà la nostra arma di difesa. Raggiungiamo la vetta anche noi per vedere meglio dall'alto se vi è qualcosa di interessante. Questo? Delle bacche, ceppo di bacche. Mi serve l'accetta, giustamente. Io non riesco a capire dove trovare le fibre. Pardon un pochino per l'inquadratura, ma purtroppo mi devo ancora settare bene tutti i punti
della nuova postazione, quindi abbiate pazienza. Però parliamo col ragazzino. Diamogli una spinta, eh? Buttalo giù. Pagu hogun giù shopu stadl chorn. Opia la shakro pakalaka nun put chas la hora. Simu sholam shu hu. Va ala la pulam shikul i pakalaka lui colo. Ocho pa lu. È un frutto del mare, che cazzo è sta roba? Opun kuru chai in chari pastu kern. Galoch par fark. Ocho pa shash kajal koruki pachua gaspa. Il mio animo rispecchiava la maschera del nostro personaggio, comunque. E infila sto seme, madonna mia santissima. La prima notte che passi con una ragazza, che fai? Non sono mai stato così entusiasta, non sto più nella pelle. Vabbè. Pianta subito il seme, amica, fa presto. Hai qualche domanda sulla nostra missione? Come procedo? Il seme, la resina... Il seme. Una domanda eccellente, amica. Questo è il seme colossale che una volta piantato e coltivato con cura germoglierà, diventando un maestoso e possente albero colossale. E i nostri antenati costruirono i loro villaggi e intere vite attorno a queste piante straordinarie. Erano il cuore di ecosistemi incredibilmente ricchi. Nessun albero colossale è attecchito da quando Koru era giovane. Le condizioni del nostro rifugio temporaneo a Lehorra semplicemente non erano adatte. E abbiamo provato di tutto a farli crescere, per farli crescere. Ma questa è Agasba, la terra dell'albero colossale, la culla della tribù degli Shimu. E se le leggende e i libri di storia dicono il vero, non appena l'albero colossale metterà radici, richiamerà a sé ogni tipo di flora e di fauna. Questo, tra l'altro, è un seme colossale temperato, che può essere piantato solo nel bioma temperato. Fortunatamente è quello di cui abbiamo bisogno ora. Hai qualche domanda, qualche altra domanda per me? Come procedo? Trova una bella zona pianeggiante e tira fuori il seme. Ma come tira fuori il seme? Dal tuo inventario e piantalo nel terreno. Puoi persino piantarlo su questa collina. È così che cercherà di avere il nostro cuore, questo ragazzo. Parte male. Hai qualche altra domanda? No. Allora sei pronto a piantare il seme con lo... Sì, ti spingo giù se non ti calmi. Torna da me non appena avrai finito. Una volta... non vedo l'ora di sapere come va. Per visualizzare tutte le missioni, premi tab e vai alla scheda diario. Per impostare una missione come missione in corso, seleziona premi F. Agasba è composto da vari biomi. Controlla l'indicatore del bioma per vedere in quale bioma sei attualmente. Ah, ok, lì in basso, perfetto. Sentite che musica... Seme dell'albero reale, un seme mistico che può far crescere un albero reale che crea un ecosistema temperato o temprato per i più forti. Scusami, se lo punto, cioè se lo vado a mettere tipo qua vicino al nostro villaggio è un problema? Mi getto, mi piace sto pallone. Le fibre mi servono però. Oh, vediamo di piantare sto benedetto albero, eh. Ma quanto colossale è? Perché se lo pianto abbastanza vicino al villaggio faccio un villaggio sopra l'albero. Più o meno. All'incirca, non lo so. Vabbè, fatto sta che... Guarda, lo pianto qua, lo pianto, va. Se mi dà la possibilità di farlo, lo pianto qua. Posizione troppo vicina, torre agricola di livello 1. Ah, mi fa piacere. Guardate! Dei piccoli non so cosa. Ma sono dei piccoli ornitorinco storti, non lo so. E lo metto qui a sto punto. È figa, ho capito, basta. Basta, è giunto il momento, ragazzi. Inseriamo il seme nella terra. Che farfalle. Meravigliose. Si sa che quando si pianta il seme si crea la vita.
più al Sholal. Ma che cazzo è? Ma con quale voce? Ma è meraviglioso. Cos'è sta cipolla? A posto. Madonna mia, è inquietante. Non posso prenderlo sul seriamente sto coso. Ecco gal giustia. Gaccia gac cocciu. Porco due, cosa sei dietro di lei? Cos'è sta roba pelosa? Salute. Ma parla, cioè, sentiamo i suoi pensieri? Non ho giorta vol chiare che io resto cuccio già stier i curu ha ragione Jalkan c'ha la cusci il gior già stier now storn alu hu balki gork general jorkla alu ham pagu or hil già stier ahor ultra. Conoc Shawol! Stal Rogu al Shol! Shalas du alu just. Ju al stokun la pulla. Mpa skir lun la jor. Ju alas du mpa. Ok, uccidiamo gli altri. Stu ralort pakalak luhu kan. Se me lo chiedi così. Con quale voce l'hanno fatto, però? Se riuscirai a mettere da parte la tua innata limitatezza umana e impulso distruttivo anche solo per una dozzina di secondi, fatto. Credo che esista un'opportunità di collaborare e far prosperare quest'albero colossale. Va bene? Noi stavamo cercando arbusti, legna, eccetera, quindi capirai. Fra un po' ci crafteremo asce e picconi. Sì, sì. Fidati. Rispetteremo tutto. Vedi, un albero colossale crescerà soltanto se percepisce la prosperità dell'ecosistema circostante. Ecco cosa vorrei che facessi. Prendi i semi che attualmente crescono in cima all'albero e piantali nelle immediate vicinanze. Ho anche bisogno che tu dia da mangiare ad alcuni animali che sono stati attirati dalla crescita dell'albero colossale. Se prendi un oggetto commestibile dal tuo inventario, come una bacca, e la lanci verso un animale, magari deciderà di consumarla se ne ha voglia. E se prendo un essere umano e lo lancio, deciderà di consumare. Chiedo. Sei in grado di gestire questi due compiti elementari, umana maleodorante? Basta. Cioè, ragazzi, sta povera cristiana, cioè, che cazzo ha fatto di male nella vita? Avrà, sì o no, 14 anni, come minimo. Cioè, è un germoglio, non è che, cioè, madonna mia, senti, ce l'hanno tutti con lei, poveretta. Sarà la maschera. Sì. No, sembra troppo difficile. A proposito, che cos'è quel bagliore turchese che emana dagli oggetti che trasporti? Fatti i cazzi tuoi. Oh. Minchia, ragazzi, però. Leggermente entrato nella chiappa quella muletto. Rigiumba in volo. Come l'anziano, possiedi forse tu, umana, il famigerato potere dell'armonia. Pensavo che solo un essere umano in una generazione potesse brandire una tale forza. Conosci sicuramente l'armonia, non è così? Sì, ma dimmi comunque. Non proprio. L'armonia è la forza armoniosa che influisce attraverso tutti gli esseri viventi. La forza, quindi, proprio di Star Wars. È dentro di te, dentro di me, dentro... vabbè. È dentro ogni pianta e creatura di Agasba, per quanto sia difficile a credersi, e anche in ogni essere umano. Con questo cristallo puoi raccogliere e conservare l'armonia. Lo otterrai ogni volta che crei o migliori la vita sull'isola. Naturalmente allo stesso modo perderai armonia qualora dovessi
togliere la vita a una creatura sull'isola. Questo è un bene umano, il tuo strumento sarà fondamentale per aiutarci a far crescere l'albero colossale. Ma per ora ti supplico di piantare questi semi e di nutrire gli animali, poi torna subito qui. Creature nutrite nell'ecosistema 3, semi temperati piantati nell'ecosistema 5, piante cresciute al massimo nell'ecosistema 8 di 12, va bene. Ci proviamo, si formerà un ecosistema intorno a ogni albero colossale che pianterai. L'indicatore di prossimità cambia in quando sarai in uno dei tuoi ecosistemi. Ok. Questo ecosistema sarà diverso a seconda del bioma in cui ti trovi. Ogni tipo di ecosistema attira creature e piante specifiche. Per far crescere il tuo albero colossale ulteriormente, parla con lo spiritello. Ti farà sapere quali requisiti devono essere soddisfatti nell'area circostante per far crescere l'albero. Ok, in pratica come stiamo facendo qua? Cosa sono questi esserini che si annidano tra le radici dell'albero colossale? Come faccio a prenderlo, mio caro? Raccogli. Raccogli. E raccogli. Ok. Seme temperato. No, vai giù per favore, devi andare giù. Voglio il pupazzo di sto coso, mi piace. Mi piace e mi mette i brividi allo stesso tempo. Che meraviglia. Ma vi è qualche animale interessante? Quanto si distende questa area? Poco alla fine. Molto poco. Scusami, eh. Questo qua non è un ecosistema compatibile. Beh, perché c'è già un ecosistema? Vediamo se esco dall'ecosistema, vediamo un po'. Non è un ecosistema compatibile. Parla con... dovrei informare Paolo dell'ecosistema e delle strane creature che ho incontrato. Ok, scusa. Raggiungiamo Pavel, il pavimento lì, come si chiama. Salta per favore, ragazza, salta. Io ancora la fibra non l'ho trovata, però. Questo mi turba. Spingilo di sotto, per favore. Per gli spiriti è magnifico, il primo albero colossale che la nostra gente vede dall'epoca di Koru. E per non parlare della vegetazione che crescerà e la sua fama che attirerà. Lepre, becchi, Juvor, magari un giorno perfino un Jumba. Voglio capire che cazzo è sto animale. Probabilmente è quello che si vede nel trailer, gigantesco che vola. Quest'albero sarà il cuore pulsante di un ecosistema fiorente. Sono così emozionato che sto tremando. Guardami, amica. Non ti senti anche tu pervasa dall'entusiasmo? No. Non c'è bisogno di nasconderlo. Riesco a vedere che stai tremando internamente. Sì, per buttarti giù dal dirupo. Per farti fare un piccolo capitombolo giù dal dirupo. Allora è successo qualcosa di interessante quando hai piantato il seme. E da dove inizio? Un grande dio peloso. Vai, per favore. Ho incontrato il dio della foresta in tutto il suo peloso splendore. È un piccolo essere esserino verde, deve essere stato lo spiritello della foresta. Per gli spiriti, che meraviglia, devono essere felicissimi del ritorno degli Shimu, non credi? No. Sono stato contento per avergli dato questa risposta. Oh, non sono felice del nostro ritorno? Davvero? Forse dobbiamo solo dimostrargli che apprezzano la loro presenza e tutto ciò che fanno per noi. Tieni, prendi il mio scimbuscopio di scorta. È un ottimo strumento per osservare e apprezzare il mondo naturale. Osserva la vita che circonda, possiamo imparare in quali biomi crescono determinate piante e in quali cibi preferisce ogni animale. Prova a osservare tre diversi animali per iniziare, amica. Rimarrai sbalordita da ciò che puoi scoprire con quello strumento. Questo mi piace. Osservazione. Premi per tirar fuori lo sciumoscopio e inizia a osservare le creature. Ok. Quando serve una creatura, questa viene aggiunta al tuo Shimudex. Controlla la voce di una creatura per scoprire cosa le piace mangiare e quali risorse potrebbero lasciar cadere. Lascia cadere o lanciare del cibo può attirare le creature vicine che vorranno nutrirsene. Creature diverse sono attratte da cibi differenti. Vabbè, da cibi differenti. Perfetto, quindi così io guardo in giro. Posso zoomare o posso fare... No, non posso fare niente a quanto pare. Quindi io mi getto di nuovo in questa piccola radura qua per osservare gli esserini, giusto?
Oddio. Questi non me li prende. Sono troppo piccoli. Aspetta. Avvicinati. Mi avvicino, però probabilmente lo devo fare con molta calma. Dov'è andato quell'animale? Vai. Shirtau. Voglio quello. Voglio il germoglio con le gambe. Dov'è? Dov'è? Telefilci a lei. Ce l'ho fatta. Coleulucciolo. Vabbè. Ok. Ne devo guardare altri per caso? Aspetta, vediamo già così. Possibile bottino. Osso, pelle, zio Billy. Pinna elastica. Dieta bacche. Ok. Abbiamo le bacche. Quindi in realtà potrei già provare a... No, non era questo quello che volevo. Attacchi non è vero. Allora. Collega, togli, lancia. Lascia. Cosa ho attirato? Osserviamo. Ma che meraviglia che sono. Ma lo voglio prendere in braccio subito. Ok. Dei cuoricini. Ok, questo? Sterco. Perfetto, il nostro, abbiamo in mano dello sterco. Possiamo lanciarlo? Ah, ok, forse devo far così, quindi. Se io vado qui. Non ho finito le bacche, porca miseria schifosa. Ho bisogno delle bacche. Vediamo. Guardiamo. Non serviamo niente, non si vede niente. Ma un piccolo porcellino, ma è meraviglioso. Ciao. Posso... Ci ha dato dello sterco, perfetto. E della pinna elastica, perfetto. Rara addirittura, wow. Albero raccogli. Allora, se lancio un tocchetto di merda... dite che qualcuno se lo magna? Sembrerebbe di no. Però... ci ho provato. Parla. Ah, grandi saluti, umano dall'odore pungente. Come sta procedendo lo sviluppo dell'ecosistema intorno all'albero colossale? Male, male, molto male. Ci stai ancora lavorando, eh. Posso aiutarti in qualche modo? I semi. In cima a questo giovane albero colossale troverai dei semi. Se al momento non ce ne sono, non ti preoccupare. Poiché non ci vuole molto tempo affinché una nuova manciata di semi ricresca. Hai altre domande da farmi? Il nutrimento, armonia. Va tutto bene. Andrà tutto bene. Che un giorno splendente ti accolga, allora. Torna da me quando va bene. Allora, aspettate che diamo da mangiare per l'ultima volta alle creature. Ok. Devo capire se lancio... Guardate gli insetti, che meravigliosi che sono. Sei contento? Mi fa piacere. Sono contento che tu sia contento, va bene. Prendiamo della felce. Ok. Altri semi. Ok. E ok, perché in teoria ne dovremmo piantare 5, quindi va bene. Allora, il bioma... In che bioma siamo? Perché vorrei capirlo un po' meglio, un pochino meglio. Dare una mano, una famiglia di Mani mi ha chiesto aiuto. Sembrano pacifici, se non addirittura gentili. Non è che siano armati o altro, tanto vale dare loro una mano. E da dove sbuca fuori sta richiesta? Scusami. A sto punto, ragazzi, andiamo a vedere di dare una mano a ste povere creature qua. E intanto, se riusciamo, piantiamo anche i vari semi che ci ha dato, perché così non riesco a capire dove piantarli e magari se troviamo della fibra questo ci potrebbe aiutare ad andare avanti con la nostra vita. Questo ecosistema non è compatibile, va bene. C'è dell'acqua. Vabbè. Questo cos'è? Sempre sterco? Tumulo di argilla. Sta cazzo di pala, ragazzi.
Allora, aspettate un attimo, va. Crea, non è che mi sono dimenticato. Ah, sempre, serve sempre della fibra. O sarò sfigato io, ragazzi, io non la vedo la fibra. Studio di un alchimista sull'armonia. È una specie di diario. Studio di un alchimista sull'armonia. Settimana 1. Impiegare il metodo scientifico per concedere a tutti gli Shimu il potere della conservazione dell'armonia. Prendere in prestito il cristallo dell'armonia dal custode dell'armonia. Ho tentato di estrarne i poteri attraverso le preghiere celse e diverse sostanze, come radici di vermi e cespungo macinato. Non ci sono stati progressi. Settimana 3, ancora nessun progresso. Il custode locale dell'armonia riesce ad accedere ai poteri del cristallo con estrema facilità, ma nessuno dei miei esperimenti è riuscito a sbloccare il suo potere. La scienza fornirà una risposta. Non mi arrendo. Settimana 42, nessun progresso. Ho tentato di esprimere di ogni tipo, esperimenti di ogni tipo. Ho portato il cristallo dell'armonia sulla cima del monte più alto e nella valle più profonda. L'ho sfregiato con ogni sostanza conosciuta dall'alchimia, ma sembra che non concederà il suo potere solo ai prescelti. Ok, perfetto. Fibra? Fibra? No. Capanno messo male. Cos'è? Che cosa esser tu? Capanno di Tai. Esamina. Ricostruisci. Che abitava Tai, l'ingegnoso pescatore e inventore dell'arco con fune. Costruisco così Acathion? Ah, che figata! Ma bello! Pannocchia? Legna, corda, resina. Ecco, ma così mettiamo il dito nella piaga, però. E lei? Ok. Mi sta piacendo parecchio, eh. Anche se sto diventando scemo per quanto riguarda... Oddio, che schifo! Ma che schifo è? Oddio! Ma è brutto e schifo. Mi lasci stare. Porco due. Razzi avvizzito. Aspetta. Vediamo se riusciamo a... Picchialo. Picchialo. Oddio mio. Non saltare. Non salta. Muori, pezzo di schifo. C'ho i brividi. Non mi ha dato niente? Ma non vale così, però. Volevo della fibra, almeno. Della roba verde! Potrebbe essere della fibra. A caccia di fibra. Su D-Max. Se faccio... Come faccio per... Oddio! Ehi, porco due! Che paura, vaffanculo! Scappa! Basta? Cos'è esser tu? Navigante. Nuova voce nello Shimudex. Ah, è un essere? Cioè, sì, effettivamente è un essere, però... Ho preso un altro navigante, che non so cosa sia, cosa serva. C'è un buco, ragazzi! Cumulo di sabbia. Ok. Stiamo trovando roba in giro. Che figata. Deposito di sale. Giustamente mi serve il piccone. Giustamente mi serve la pala. Perché non sia mai, eh. Oh, vediamo questo. Dimmi che è la fibra. Paglia, sì. Ma come? Ma di solito si prende da ste cose. Oh, che schifo. Fanno proprio schifo sti cosi. Mamma mia. Via, via, via. Scappiamo, va. Niente, ragazzi, io non riesco a trovarmi della fibra. Come si trova la fibra? Christian.
Allora, c'è la fibra per piacere, per bontà divina, almeno per capire com'è fatta. Sennò qua io divento cretino. Non so davvero dove ricavarla. Sto perdendo qualcosa. C'è uno schifo qua da... Oddio! Ah! Fatti sotto. Schifo! No, troppi! No, non sono pronto! Dai che finisco le pietre. È uno. E ho finito le pietre. Ho finito le pietre. Porca troia. Prendila. Ok. Dove sono? Dove sono quelli schifi? Oh, quanti? La miseria. Troppi. Qual è? Trenino, ciuf ciuf. Ok, l'ultimo. Ok, perfetto. Una strage. Abbiamo estirpato gli unici predatori nell'isola. Quindi avremo portato... No. Non mi rompere il cazzo, ti prego. Non mi rompere il cazzo. E vai. Ah, è sparito. Figo. Ok, buono. È che con me ricompensa un po' di fibra. Allora, ho paura di stare morendo. Non so dove lo guardo. Ah, qua è la vita, ok. Saranno per di qua? Coloro a cui dobbiamo dare una mano? Salve. Orco 2. Salve. Siete i genitori di mano? E il fratello quello. Che meraviglia! Ma che meraviglia sono! Rup Justir! Chassa Lui! Ma parlano! Ciao! Hey. Dov'è piccola mano? Pastu Alu! Alu Justir! Finalmente scopriamo da dove deriva mano degli Adams! Ciao! Cucciolo. Stimp Algimbi. Shall Justir La. Usna Gigim. Justir Apu Gimbu. Bakolku. Che unghie, madonna. Alstu Stu Stamp. Giorgio. Alto nell'aria, grande oscurità. Fialchork. Forte schianto. Ricordo spaventoso. Alashu Stu. Sembra di ricordare ora. Alashu Ikrahun. Non è che sapete dove c'è della fibra, ragazzi, scusatemi. Datemi una mano. Kimpu Justir. Plipni Tao Jern. Roko Puko Atupu. Stim Justir Tauk Nio Tujern. Justir Kan Tauk. Ropu Chapu. Tauk Nitao Jern. Stas Ninstu Arkak Chorlak. Alar Ragunast. Panuchao. Beh, gli animali comunque... gli animali... gli umani sono ben visti da queste parti, devo dire. Che meraviglia sta cosa. Questa cosa mi è piaciuta un sacco, dare una mano, visualizza nel diario. Ok. Vediamo cosa vuol dire. Ah, dobbiamo uccidere gli avvezziti. Ma il problema, ragazzi miei, adesso... Non trovo della fibra. Non è che sapete dirmi qualcosa, no? Riguardo la fibra, dove si può trovare e dove... Che spettacolo comunque, ragazzi. Oddio. Ma cos'è? Non mi sputare. Ma non si fa. Ma schifo. Ah. Minchia. No. Picchialo. No. Scappa, cara, scappa. Scappa, fuggi. Fuggi, sciocca.
Minchia. Paguri pericolosi. Ma i paguri sono bellini, ma perché devono fare così cattivi? Non va bene. Non va affatto bene. Mi servirebbe del cespuglio, delle bacche. Qualcosa che ci possa aiutare. Della fibra, magari. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui, secondo me, perché il video sta venendo parecchio lungo. Io adesso cercherò di racimolarmi della fibra, non so in quale... L'ho trovata, ragazzi, l'ho trovata! L'ho trovata! Non ho fatto a caso cos'era, però va bene. Ok, no, vabbè, bastone, questo qui, va bene. Quindi posso craftare qualcosa? Cioè, adesso la trovo, la fibra. No, te pareva. Aspetta, questa cos'è? Questa magari è fibra, quella lì. Ce l'avevo intorno, ma non la vedevo. Queste sono delle bacche, le andiamo a prendere subito. Può prendere qualcos'altro? No, vero? Te pareva. Minchia. No, c'è... È fibra comune, ok. Madonna mia, ce l'avevo sotto il naso. Da quando sono partito che vedo fibra e non me ne accorgo. Oddio! Oh, scusate! Ma cos'è? Vivono sotto le fibre. Andranno molto in bagno loro, allora. E piccone. Come si crafta? Crea. R. Sì, sì, uno, uno. R. E un'altra pietra mi serve. Un'altra pietra. L'ascia, giustamente. E la pala, giustamente. E poi la corda probabilmente servirà a qualcosa. Chissà. Seme comune. Ma scusatemi, semi comuni. Ah, sono questi che dovevo piantare, ragazzi. Mi sa di sì. Seme comune. Succede qualcosa? Ci mette, forse ci mette un po'. Non c'è abbastanza per mettere uno. Ok, ok. Quindi stiamo facendo velocemente quello che dovevamo fare. Andiamo dall'agnomo verde. Ehi, lascialo stare. Aia, vaffanculo. Povero, ti ho salvato una creatura da davanti la faccia. Sì, 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 sì. Semi temperati, piantati nel... Ah no, devo piantarli. Pianta cresciuta al massimo dell'ecosistema. Ok, ok. No, allora non era come ho pensato, però in teoria siamo andati avanti. Ok, ok, va bene, va bene. Ci siamo comunque. Ci siamo, faremo del nostro meglio. Quindi io, ragazzi, a sto punto vi saluto, visto che ho trovato la mia amata fibra, e posso gioire di questo e posso andare avanti più che altro. Nel mentre io mi inizio a raccogliere un po' di risorse. Tanto nel mentre che ci salutiamo, magari ve lo faccio vedere anche a voi. Raccogliamo un po'. Ah, legno, proprio legno. Ci prende proprio il tronco. Quindi io, come al solito, vi faccio lasciare un commentino per farmi sapere la vostra, perché sono curioso, guardate che essere interessante, per farmi sapere la vostra e magari anche qualche suggerimento se volete. Per chi è già avanti, è già finito il gioco, anche alle parti che dovranno uscire nel 2025, visto che alcune persone sono incredibili, e vi invito a lasciare un mi piace nel caso vi foste piaciuto l'episodio. Ditemi voi se volete una serie, eccetera eccetera, o qualcosa del genere, e iscrivetevi al canale per seguire le altre avventure, e noi come al solito ci vediamo a un prossimo video. No. Ok. Aspettate che vi saluto. Vi saluto. Ma sta raccogliendo qualcosa sta ragazza? O no? Forse abbiamo l'inventario pieno? No. Masso di carbone. Mazza quanto ci è voluto. Porca miseria. Ma io ogni volta devo andare a equipaggiare una cosa, ma non va bene. Comunque ragazzi, come detto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.